Yeah, I feel you, yes, I feel you. Check out, feel that more. Tell, more, tell, more, tell, more, tell, more, tell, more, tell. Direttamente dallo Smilas Puglia di Margherita di Savoia, una location veramente eccezionale in una serata estiva davvero meravigliosa, una delle serate che attraggono visitatori da tutta quanta la provincia di Bari, di Foggia, della BAT, veramente ospiti eccezionali. Questa sera, direttamente dal Chiambretti Night, Nora Mogal, una guest star davvero di eccezione, una splendida modella che avremo modo di ammirare. Questa è una location molto particolare perché qui siamo in compagnia di Cinzia, i nostri ospiti verranno in coppia o magari anche in trio per rispondere insieme a delle domande che questo computer, Saverio, inquadriamo questo computer famigerato dove possiamo vedere, premendo un tasto, veniamo sottoposti, ecco vedi, ci verranno mostrate delle domande, il tempo che hai a disposizione per rispondere. Quella tipica delle Iene, quest'anno c'è questa novità allo Smilas, praticamente chi è interessato, chi vuole può fare l'intervista doppia, questa qui, dove ci sono delle domande di vario genere e quindi è una novità. Una bellezza teutonica, alta, snella, stupenda, Nora Mogal, direttamente da Berlino, quanto ti piace l'Italia? Oh, io volevo rimanere 3 mesi e sono qua da 2 anni, allora mi piace tantissimo. Hai avuto già modo di apprezzare la Puglia? Sì, sono venuta l'anno scorso, sì, è la prima volta quest'anno che sono qua. Nora, che differenza c'è fra una sfilata che magari è più fredda, più distaccata e invece il vivere questa mescolanza con il pubblico? Guarda tutti i tuoi fan che ti circondano, penso che il calore sia tutto diverso. Sì, è vero. Qua sei molto più vicino al pubblico e questo ti dà sempre molto soddisfazione, energia positiva. Ma si sente anche la differenza fra nord e sud. Senti, parliamo invece dello spettacolo che ti ha lanciata agli onori della cronaca. Tu sei una delle guest star del Chiambretti Night solo per numeri uno. Intanto com'è lavorare con Piero Chiambretti? È un genio. Sì, è stata un'esperienza fantastica, veramente. Lui è... anche lui è una persona abbastanza calda, anche se non si vede sempre, ma è bravissimo, un lavoratore, lavora sempre, professionista, spettacolare. Io sono un tronchetto della felicità, du-du-du, da-da-da. Rocco, ma come ci si sente a prendere in giro l'intera categoria maschile? Ma bene, beh, cioè nel senso bene, io sono molto autoironico, poi non lo so quello che esce fuori. Io mi prendo in giro tantissimo. Donne! È arrivato Rocco! Gente qui davanti! Donne! Mi sentite? Anche se non mi vedete, ci sono qua, eh! Donne, vostro marito a letto è un felice piangente! Io sono un tronchetto della felicità! Senti, nel momento in cui invece hai chiesto delle tue prestazioni, sei stato davvero come Avatar, 3 ore addirittura! Qualche volta sì, qualche volta 3 ore in 3 giorni diversi. Quindi anche Rocco Gigolò può avere delle defiance. Ma come tutti, sicuramente. Va bene. Sono disponibile anche per addio al nominato. Esco dalla crostata. Se vuoi dopo ti lascio il numero. La tua impressione sulla Puglia e sullo Smilas? Bah, bello, sono appena arrivato, speriamo di divertirci tutti quanti. Allora ti lasciamo al tuo pubblico, Rocco Gigolò. Ciao, buona serata, ciao ciao ciao. Forza! Più forte! La voce della Smilas si è unica nel cielo stellato! Poi, e gli subor, si
bell'urlo, ma s'arriva.